Questo qui è un libro meraviglioso, davvero meraviglioso. Lost and Founder si chiama, scritto da Rand Fishkin. Perché è meraviglioso? Per due motivi. Il primo motivo è che Rand Fishkin, che io conosco da tanti anni, lo portai in Italia per un evento anni fa, spesso l'ho intervistato, una persona che stimo molto, è una persona speciale, diversa in questo mondo delle startup. Perché da un lato è uno dei grandi nomi della SEO a livello mondiale, indicizzazione sui motori di ricerca, Rand Fishkin è uno dei top guru. Dall'altro lato però, il motivo per cui questo è un libro meraviglioso è che non racconta storie, ti dice la verità se devi lanciare una tua startup, soprattutto nel mondo tecnologico, e non ci gira intorno, ti dice, per averlo vissuto sulla sua pelle, avendo fatto SEO Moz, poi diventata Moz, tutti i casini, le menate, gioie e dolori di questa roba qua. Punto, senza raccontarci frottole. Ha un sacco di concetti interessanti. Io ve ne dico due che mi sono piaciuti. Il primo concetto riguarda la passione. Tutti dicono, ecco, segui la tua passione, bla bla bla. La verità è che giustamente, come fa notare lui, se tu lanci una startup e sei il fondatore di quell'azienda, sei il CEO, sei l'amministratore delegato, tu fai tutto tranne che fare attività che ti appassionino. Perché? Perché poi il lavoro giornaliero che devi fare ogni 2 secondi non è super creativo e appassionato, è una roba pratica, gestire persone e delegare e trovare clienti e gestire i momenti di crisi, fare recruiting, smazzarti i rapporti con gli investitori o le banche di turno, tenere insieme tutto il casino interno e all'esterno invece far capire che l'azienda va fortissimo e complessivamente devi essere sempre quello che dà la visione di quanti e comunica e ricomunica e una rottura di coglioni cosmica a meno che non ti piace fare tutte quelle attività lì che non c'entra niente con il fare quello che ami, fare la tua passione. Il paradosso è che per far emergere quello che ami devi passare la giornata a fare attività che non ami per un bel niente. Un'altra cosa carina che mi è piaciuta è questo grafichetto qua, la differenza tra MVP e EVP. Sapete che nel mondo delle startup si parla sempre del minimum viable product, significa che tu hai un'idea, lanci un prototipino che magari non funziona granché, però testa il mercato, raccogli dei feedback dagli utenti, dopodiché lo cambi, lo migliori e vai a continuare a iterare fino a che non arrivi a avere il prodotto meraviglioso finito. E questo è un approccio che a me piace, lo uso spesso, ma giustamente il vecchio Rand fa notare che spesso se tu hai invece già una community, già una visibilità, questo approccio è molto pericoloso e suggerisce di vedere l'exceptional viable product, cioè aspettare di avere un prodotto che veramente funziona, perché il primo impatto con la tua community, se no, può essere devastante. E cito un paio di casi. Rand Fishkin, Lost and Founder, veramente un bel libricino, ve lo suggerisco caldamente, molto caldamente. Anzi, dirò di più, lettura d'obbligo per chiunque voglia lanciare una startup o stia facendo una startup, o chi voglia portare un cambiamento con il proprio progetto. Perché alla fine dei conti questo benedetto cambiamento, quando riguarda gli altri, come dice una citazione di questo libro, tutti lo amano, tutti bello bello. Quando invece riguarda noi, dobbiamo cambiare noi, la nostra struttura, la nostra azienda, noi come professionisti, a quel punto tutti lo odiano.